Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Radio Vacanze. Viaggio alla scoperta delle denominazioni dei vini del Veneto, la prima regione italiana per quantità di produzione di vini a denominazione. Solo nel 2019 il Veneto ha prodotto quasi 8 milioni di ettolitri di vino DOC e DOCG. Abbiamo scoperto alcune delle denominazioni più famose ed importanti in Italia e nel mondo prodotte in Veneto, come l'Amarone della Valpolicella, il Soave Superiore e il Recioto di Gambellara. Stasera scopriremo le denominazioni che vengono prodotte nella provincia di Venezia, la città tra le acque, unica al mondo con le sue bellezze architettoniche. La più orientale delle città occidentali, basta osservare le cupole dorate della Basilica di San Marco al tramonto per convincersene. Sulle sue rotte commerciali non viaggiavano solo merci e denari, ma anche e soprattutto idee. Venezia, come i mercanti greci che solcarono il Mediterraneo 2000 anni prima, intuì che era necessario trasformare il vino da un genere alimentare in un oggetto di culto, in un'icona. Legò i suoi vini ad un consumo elitario, donandoli ai regnanti del suo tempo, offrendoli nel corso dei banchetti ufficiali dove poteva farli assaggiare al corpo diplomatico di tutta Europa. Applicò ai vini tariffe daziarie elevate per limitarne il consumo alle sole classi abbienti. Valorizzò il senso dell'origine e della provenienza. Venezia rappresentava, in età moderna, l'indiscussa capitale enologica del mondo. Oggi la provincia di Venezia possiede due DOCG. La Piave Malanotte DOCG, nata nel 2010, che produce un vino rosso di grande qualità da uve autoctone Rabboso Piave e Rabboso Veronese, che per un massimo del 30% possono essere passite prima della vinificazione. Il risultato è un vino di ottima struttura con sentori intensi di marasca, mora, ciliegia e mirtillo. Con la maturazione si presenta speziato e con note di menta ed eucalipto. Ottimo abbinamento con carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati. L'altra DOCG è la Lison DOCG, nata nel 2010, che produce un vino bianco da uve friulano, ex Tokai, di grande qualità, con ottimi profumi di mela golden, fiori di mandorlo, glicine, acacia e tiglio. Ottimo abbinamento a tutto pasto, ideale con le carni bianche bollite, piatti di cucina marinara come rombo al forno con patate e le tipiche sarde in saor, primi piatti come ravioli agli asparagi e i bigoli in salsa, una pasta tipica veneta condita con una salsa a base di cipolle e acciughe, ottimo con il risotto alla zucca, con formaggi di media stagionatura come il Montasio e con i salumi. Passando alle DOC, abbiamo la Riviera del Brenta DOC, nata nel 2014, che produce vini bianchi, rossi, rosati e spumanti, con vitigni autoctoni come il Rabboso Piave e il Rabboso Veronese, affiancati da vitigni internazionali come lo Chardonnay, il Merlot e il Carmenère. Vini di ottima qualità, perfetti da abbinare a pesce alla griglia, carni brasate e formaggi pecorini stagionati. Poi abbiamo la Piave DOC, nata nel 1971, che comprende anche la provincia di Treviso e che riguarda tutto il territorio del fiume Piave, sacro alla patria, che ha segnato le tappe della storia. La Piave DOC produce vini di grande qualità, con vitigni internazionali ed autoctoni, tra i quali spicca il vitigno Manzoni Bianco, un vitigno ottenuto da un incrocio tra Riesling Renano e Pinot, ideato dal professor Luigi Manzoni, preside della scuola di enologia di Conegliano, durante una serie di esperimenti condotti negli anni 30 sul miglioramento genetico della vite mediante un incrocio ed ibridazione. I vini Piave sono ottimi abbinamenti con antipasti di prosciutto veneto, formaggio Piave fresco, risotti al ragù di carne o funghi e arrosti di carne di vitello. L'ultima DOC è la Venezia DOC, nata nel 2010 e che rappresenta l'importanza della viticoltura nell'area veneziana,
presente sin dall'epoca romana, come testimoniano i numerosi reperti trovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero distrutte. Nel Medioevo i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la ricostruzione dell'abbazia di Summaga, affidata ai Benettini, i quali contribuirono all'espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall'Ottocento importanti punti di riferimento per l'attività viticola ed enologica. La Venezia DOC produce vini bianchi, rossi, rosati, spumanti e dolci da uve autoctone ed internazionali con ottimi risultati. Vini di grande qualità, ottimi da abbinare a cocktail di scampi, verdure in pinsimonio, uova al burro, risotto alle verdure, risotto di pesce, arrosti di carne di vitello e formaggi stagionati. Eccoci direttore, buonasera. Buonasera. Che bello riaverti con noi. Stasera abbiamo parlato della Venezia, ragazzi. Che bene, città. Che dobbiamo dire? Ovviamente io ho salutato con militaresco affetto sia i Lagunari che il San Marco, dicendo appunto, come dicono sempre loro, per terra, per mare, San Marco. Il San Marco non sta a Venezia, come tu sai, però sempre anfibie sono, quindi voglio dire... Sono loro che fanno un po' i da guardiani, insomma, ecco, via. Certo. Diciamo che l'aria della laguna di Venezia è talmente peculiare che è talmente una cosa unica, rara al mondo, che addirittura le nostre forze armate hanno ritenuto, ma non adesso, ma da tempo, di creare un corpo specifico che si sappia muovere in tale scenario. Lagunari, sì. E abbiamo salutato anche Luigi Diapparini, che è presidente della CIA. Abbiamo salutato, no, ci scomunicano perché noi parliamo di turismo, ma abbiamo tante amicizie in questa realtà. Allora, direttore, che ci racconti? Perché è una bella terra, la tua esperienza? Assolutamente sì, io sono stato a Venezia e devo dirti che effettivamente è una bellissima proprio città. Tra l'altro, quando arrivi percorrendo tutte le viuzze, i ponticelli che ci sono a Venezia, le famose calle, diciamo così, esattamente, e arrivi a Piazza San Marco, veramente è un'esplosione, cioè non sai come guardare. Da che parte guardare, non sai, veramente, cioè un merletto praticamente, quindi veramente invito tutti ad andare a Venezia. Tra l'altro tu sai benissimo che a Venezia sono stati spesi tantissimi soldi proprio per cercare di preservarla con il progetto Mose, per evitare che l'acqua alta potesse irrimediabilmente farci perdere quello che fare più danni del resto. Nostro. Cioè. Assolutamente, quello è un patrimonio dell'umanità, perché è una città irripetibile, assolutamente. No, vale la pena. Allora, direttore, intanto noi abbiamo fatto questo grande percorso, a te mancano appunto 30 secondi. Io devo dire una... Assolutamente, ma secondo, mi devo scusare per la settimana scorsa, perché qualcosa è successo, ma non ero reperibile, anche se ero convinto che avesse il telefonino comunque acceso e quindi disponibile per tutti voi. Voglio salutare naturalmente tutti quanti voi che siete lì in redazione, che state preparando, diciamo, e trasmettendo la puntata, tutti i nostri ascoltatori che sono sempre di più, e quindi questo mi fa assai piacere, mi inorgoglisce, mi fa piacere anche ovviamente che siano sempre di più e che abbiano anche un feedback con noi. Come quindi no, come ci no. Devono scrivere, ci devono contattare, insomma, per farci delle proposte, a volte anche per criticare, insomma, voglio dire. Qui adesso non è ancora successo, perciò siamo stati bravi. Questo lo so perfettamente, però voglio dire, noi siamo aperti a qualunque cosa, perché vediamo che con i nostri ascoltatori è sempre una cosa bellissima, naturalmente. Sì, le relazioni sono importanti. Sulle note di questo invito, diciamo così, a essere proattivi nella nostra trasmissione, la tua bella trasmissione che conduci così mirabilmente, insomma, da tempo, io ovviamente adesso lancio la sigla. Hai ascoltato?
un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.